Allora, abbiamo dato una pulita superficiale con la spazzola, abbiamo tolto un po' le muffe e ora procediamo col dissosso. Bestia. Vediamo un po'. Questa all'origine era 22 kg all'origine, quindi sopra la media. Cerchiamo di seguire l'osso. Il mio mestiere, ovviamente, quindi sarà una guerra, sarà una lunga battaglia. Altrimenti qui si rischia di rovinare il lavoro di 18 mesi. Arrivare all'osso. Sperando che non troviamo sorprese, perché poi aprire un prosciutto è sempre una sorpresa. Può essere andato storto qualcosa, lo diciamo dall'odore, non sembrerebbe. Vediamo. Sto facendo uscire anche da quest'altro lato la lama, vedete? Per cercare di fare delle sezioni che poi posso mettere sotto vuoto. Sempre se ci riusciamo. E qua è facile anche farsi male. Accettarla qua a questo punto, in modo da iniziare a campionare un pezzo.
così. Esce qualcosa. Guerra, ragazzi, è una guerra. Qua. Aspettate che taglio qua. Allora, sembrerebbe tutto ok, sembrerebbe. Non ci sono segni di infiltrazione. Guardate. Non so se si nota. Sembrerebbe tutto ok. Eccezionale, non ne parliamo proprio. Ripeto, questo è il mio sistema, non è il mio mestiere. Procediamo. Dunque, allora, ora metto questo, lo appoggiamo un attimino qua. Procediamo con questo. Qua siamo a tagliare in due quarti, così. Così, ecco qua, qua, se no rovinano tutto. Noi piano piano cerchiamo di venire in fondo. Signori, apriamo. Ecco.
ragazzi, questa è arte. Spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo. Questi sono due quarti. Ora prendiamo l'altro, che è più difficile, perché qui ora c'è l'osso. Così, perché tanto questo andrà sezionato poi, proprio da fare. Questa parte che avrà più spreco, ma non lo useremo anche, cioè i ritagli li useremo per le minestre, sono un po' di tutto, si può fare un po' di 8 mesi, stagionatura fatta in casa. Senza controllo, d'estate abbiamo raggiunto anche temperature abbastanza elevate, ma tutto sommato è andata bene. Anzi, direi che è andata benissimo, non bene. L'altro pezzo ora lo mettiamo da parte. Dobbiamo vedere di perdere il meno possibile da questo. Dunque, come possiamo fare? Non lo so neanche io, dando assaggio. Buonissimo. Allora, come possiamo fare? Che serva così e così. Dunque, proviamo a fare. Seguire l'osso. Ecco, poi fare. Andiamo a seguire l'osso. E poi vediamo. Allora, lo metto tutto così. L'osso come fa? Mi sembra fa così e così. Si dovrebbe fare così, vediamo. Io vado filo filo così, vediamo. Mi guida lui. Mi guida lui. Speriamo che non mi ammazzo. Faccio così. Che succede? Ne perdo parecchio, però. Sto venendo fino a qua. Che devo
guerra, se osso qua. Aspetta, proprio un mestiere per distossare il prosciutto. Non ho capito se è l'osso della nocetta. Sarà lui. Dimestichezza con i prosciutti che io non ho. A parte che ci vorrebbe un coltello più piccolino, quello proprio da dissosso, devo prendere prima o poi. Capito questo come si dovrebbe usare. Faccio così e via. Possiamo fare qua, se lo so fa così, possiamo fare il maiale.
O meno abbiamo intercettato l'osso. Ora si tratta di aprire. Comunque infiltrazioni proprio a zero, stagionatura proprio ottima. Ottima nel senso almeno come conservazione. Vuol dire che l'ambiente è ottimo per questo tipo di prodotto. Veramente ci faccio tutto, come avete visto, coppe, pancette, tutto. Apre. Sono ritagli, queste sono buone per fare tante ricette. Voglio vedere di recuperare un po' questo, se siamo in grado di recuperarlo un po'. Abbiamo pazienza, useremo tutto per le minestre. Tanto il grosso è stato fatto. Preso. Ora bisogna fare tutti i taglietti. Lo appoggiamo un po' qua. Vabbè, signori. Vediamo il grosso, avete visto. Ora vediamo di rendere i pezzi affettabili. Ok? Andiamo qui. A dopo.